sei la mia migliore amica, giusto? Niente, che ti conosco da una vita, che sei la persona di cui mi fido di più, che mi conosci come le tue tasche e che non mi faresti mai del male, anzi che sai benissimo come prenderti cura di me, specialmente quando sono in difficoltà. Allora, tu eri consenziente! Io ero cosa? E io lo apprezzo sempre, sai? Anche se non lo faccio vedere, figurati, vuoi che non sappia come sono fatta? Ma guarda che io mi so arrangiare benissimo da sola. Ma se abiti da me? Per adesso. Poi... Però io penso che tu sia un santo. Alle volte mi chiedo come fai. Beh, guarda che l'ironia l'ho imparata da te. Io non so come ti venga in mente una volta, volte. Veramente, io sono qui che ti esprimo i miei pensieri e le mie turbe. E tu invece guarda cosa fa. Sì, sì. Ma mi esprimi? Basta. No, ma te lasciami stare. Smetti di fare l'isterica. Non mi toccare. Basta. Ma tutto sommato adesso abbiamo trovato anche il nostro equilibrio. No, ci è voluto un po' 6 mesi su per giù, non diciamo di no. Però adesso ci troviamo bene anche vivendo insieme. È assurdo, io non ci credo. Nemmeno io. Cosa stavo dicendo? Io non voglio rinunciare al mio diritto di diventare madre soltanto perché ora siamo tutti impazziti e nessuno sa più stare insieme. Ah sì, che comunque anche lì tu c'eri e io lo sapevo che tu potevi comprendere il mio smarrimento. Chiamiamolo così, di quel periodo. Deficiente! Perché fai questi passi indietro? Con chi? Con noi. Non sto facendo passi indietro. Lo vuoi o non lo vuoi questi figli insieme? Vedi cosa volevo dire, Matte? Che io su di te posso sempre contare.